Nella copertina del 2020 del Bari, appena andato in archivio, c'è posto di diritto per Mattia Maita. Il centrocampista, arrivato dal Catanzaro nello scorso gennaio, è entrato in campo e non è più uscito. Un concetto acquisito con Vivarini in panchina e rinsaldato dall'arrivo di Gaetano Auteri, suo mentore già in Calabria. Lui, diciamo che ha dato una svolta alla mia carriera. Prima che arrivasse lui a Catanzaro, diciamo che non davo tutto quello che bisognava dare. Con lui ho cambiato mentalità e ho capito che ci vuole qualcosa in più per andare oltre i due limiti fisici, tattici, tutto. 17 presenze su 18 impegni ufficiali tra campionato e Coppa Italia, tutte da titolare. Nella griglia degli insostituibili, Maita è terzo tra i giocatori di movimento con 1389 minuti alle spalle di Celiento a 1504 e Ciofani a 1450. Il centrocampista calabrese ha giocato più minuti anche di Totem come Antenucci e di Cesare, merito di un carattere mite che in campo si trasforma. Io credo che in campo mi trasformo perché anche è anche giusto che sia così, perché ci giochiamo tanto, sia noi che gli avversari, e chi dà di più, chi mette qualcosa in più, alla fine ottiene il risultato. Se Maita sul terreno di gioco attende il primo gol stagionale, i tifosi del Bari, che intanto ha ripreso i lavori a Capodanno con sedute individuali in attesa dell'esito dei tamponi all'intero gruppo squadra, aspettano il calciomercato. I nomi nuovi consegnati dal 2021 sono quelli di Baresi Doc come Giovanni Di Noia, versatile centrocampista oggi al Chievo ma già a Bari nella B 2015-16, e Pietro Cianci del Potenza, profilo sondato già in estate e oggi capocannoniere del gruppo C con 10 reti. Il sogno si chiama Cristian Galano, attaccante esterno oggi al Pescara, 39 gol nelle precedenti esperienze in biancorosso. Fiato sospeso infine per Alessandro Minelli, per il quale entro lunedì si attendono i risultati della visita di idoneità necessaria per la ripresa dell'attività sportiva agonistica dopo il contagio da Covid-19. Tanti desiderata, un elenco guidato da quello di Maita, comune a tutto il gruppo. Rivedere anche un po' i tifosi allo stadio, perché sono arrivato a Bari e ho fatto 4-5 partite con i tifosi, poi non ho potuto veramente vivere, capito? Sentire quella piazza calorosa, perché tutti, la prima cosa che mi hanno detto quando sono venuto a Bari è: mamma mia, uno spettacolo, sia allo stadio che i tifosi.